Una stagione dai grandi numeri, quella vissuta dalla Fondazione Campania dei Festival, con Adotta un filosofo e il Napoli Teatro Festival, che hanno proposto all'attenzione di scuole, studenti e pubblico grandi eventi di caratura internazionale e dal grande spessore culturale. Ed è da questi numeri che la Fondazione intende ripartire per la nuova stagione, che punterà forte sulle scuole con la seconda edizione di Adotta un filosofo, con tantissimi nomi eccellenti da mettere in rete con gli studenti e con il Napoli Teatro Festival edizione 2020, che sarà anticipato di qualche settimana per permettere una migliore fruizione degli spettacoli al pubblico. Stamane nella sede della Fondazione la conferenza stampa dell'amministratore unico Alessandro Barbano. Il Napoli Teatro Festival è il più importante ovviamente e quest'anno sarà più ricco ancora di quanto non sia stato l'anno scorso, più proiettato su una dimensione internazionale, stiamo lavorando per questo, forse un pochino anticipato nel tempo in modo da far sì che fra la fine di maggio e la fine di giugno si svolga, evitando di impegnare anche luglio quando c'è troppo caldo. E questo è il primo punto su cui stiamo lavorando, perché ovviamente, come si dice, il core business, l'attività istituzionale della Fondazione è il Napoli Teatro Festival. Però nello spirito di promuovere cultura e intermediare il territorio e la società campana, noi, come sapete, siamo impegnati in Quartieri di Vita, che sta per partire e che è un'iniziativa di teatro di formazione, teatro sociale, che coinvolge laboratori di teatro di tutta la regione Campania, in cui partecipano ragazzi a rischio, detenuti, persone, rifugiati, quindi un'iniziativa di grande contenuto sociale. E poi Adotta un filosofo, che è il contatto della Fondazione con le scuole.